Buonasera ai telespettatori, benvenuti a tutti nel secondo incontro del secondo ciclo. Questa sera affronteremo un tema specialistico, nel senso che riguarda una branca medica specialistica che è l'oculistica, e tratteremo ed approfondiremo la questione del glaucoma. Per parlare di questo abbiamo qui il dottor Davide Lambertucci, già dirigente medico presso l'ospedale di Macerata ed ora libero professionista in Macerata. Buonasera dottor Lambertucci. Buonasera. E benvenuto. Allora, intanto cominciamo un po' a, se riusciamo, a far capire ai pazienti, no, prima di parlare del glaucoma, su quello che comporta, quello che non comporta, visto che il glaucoma è anche la prima causa di cecità in Europa e forse nelle altre parti del mondo, Stati Uniti esclusi, mondo occidentale, non è la prima causa, perché purtroppo ci sono altre malattie più feroci che quindi esitano la cecità prima ancora che il glaucoma. Vogliamo spiegare un attimo solo, se ci riusciamo, come è fatto l'occhio? Perché la pressione poi, a cui andremo a parlare, ma in maniera molto semplice, noi abbiamo due cavità nell'occhio, no? Che sono riempite da liquidi, e questi liquidi sono in equilibrio tra la formazione e la loro espulsione, diciamo, perché sono liquidi lubrificanti che aiutano la fisiologia dell'occhio, cioè che aiutano la vista. Detto questo, in una dinamica così, allora a questo punto possiamo dare la definizione del glaucoma. Che cos'è di fatto il glaucoma? Il glaucoma è una malattia cronica, progressiva, irreversibile, che inizia in maniera subdola e che ha un andamento inizialmente asintomatico, per cui danneggia progressivamente la capacità visiva senza che, almeno nelle fasi iniziali, ce ne accorgiamo. Un attimo solo, quindi il fatto che sia subdola coincide con questa condizione, cioè la sintomatologia è molto molto... È asintomatica, diciamo, inizialmente. Esatto, quindi sì. Asintomatica, quindi nella sua asintomaticità il paziente non si accorge della propria condizione, giusto? Il danno avviene perché c'è una alterazione della funzione neurovisiva del nervo ottico, provocata da un aumento, principalmente da un aumento della pressione dell'occhio. Questo avviene perché noi all'interno dell'occhio abbiamo la produzione di un liquido detto umore acqueo, che ha diverse funzioni nella vitalità dell'occhio. Ne rende il tono omogeneo, né troppo... Cioè lo rende turgido, no? Se no sì, ne dà temperatura, nutrimento, e poi tutto questo prodotto defluisce attraverso un'altra parte dell'occhio. Quindi, prodotto l'umore acqueo a livello della porzione dell'occhio che è detto corpo ciliare, poi si diffonde nell'occhio e defluisce attraverso via di deflusso tra un angolo iridocorneale, detto tra la cornea e l'iride, poi va alle vene acquose e fine fa il deflusso sanguigno. Sostanzialmente c'è un sistema di escrezione di questo, di questo liquido. E normalmente questo ha un equilibrio. Quando questo equilibrio si perde e c'è una o difficoltà di deflusso o un eccesso di produzione, ci troviamo con un tono oculare, una durezza dell'occhio più alto perché c'è più liquido dentro. Comunemente si dice che a livello oculistico l'oculista, per quanto si tratta di glaucoma, pensa a fare l'idraulico, perché deve pensare, immaginiamo un rubinetto che butta troppo o un lavandino che scarica poco. Il risultato è sempre quello, una palla di vetro si riempie e naturalmente, se non la può uscire da una parte, aumenta la sua tensione. Quindi la prima cosa che dobbiamo cercare è di portare a un riequilibrio della pressione dell'occhio interna, e la funzione terapeutica, ne parleremo in un secondo momento, è quella di ridurre la pressione dell'occhio. Però vorrei cominciare un po' come avviene il danno, no? Esatto, allora
Perché passiamo a questo punto importante, cioè questa aumentata pressione endooculare all'interno dell'occhio non è innocua, perché chiaramente produce delle tensioni nelle strutture che a loro Esatto, volta esatto. diciamo, rispondono con una situazione di danno. Noi abbiamo una funzione, diciamo, recettiva dell'impulso luminoso attraverso le cellule neurosensoriali della retina. Cioè che, scusi se la interrompo, dottor Lambertucci, le cellule neurosensoriali della retina sono qualcosa che hanno a che fare con i neuroni, diciamo così, cioè Sì, con cellule lo in recepiscono, grado di sì. trasportare le sensazioni, sono specializzate Sì, per le hanno sensazioni una visive. funzione molto specifica, perché riceviamo dall'esterno un impulso luminoso. Questi neurosensori, detti alcuni distinti tra coni e bastoncelli, A seconda della visione della notturna, posizione, diurna, sì, della no? disposizione anche nell'ambito della retina, ricevono l'impulso luminoso, lo trasformano in impulso elettrico, perché la trasmissione neurologica è per impulsi elettrici, e poi trasmettono l'impulso elettrico al nervo ottico che lo porta al cervello, e al cervello, a livello della corteccia occipitale, Che elaboriamo si chiama calcarina, sta qua sulla dietro. calcarina, sì. Ed è qua dietro, diciamo, il collo Eh più o sì, meno, a sopra il livello, collo. sì, della nuca. Quindi questa elaborazione avviene in fase finale a livello di corteccia occipitale, ma la trasmissione avviene con un meccanismo anche di fusione, nel senso che i fotorecettori sono circa 120-130 milioni per occhio. Poi c'è un loro confluire, fino a che noi abbiamo circa 90.000 fibre che vanno a formare il nervo ottico. E queste Che sono 90. come, insomma, tanti filuzzi di corrente che Sì, fanno un vanno a cavo formare. Sì, sostanzialmente, un no? cavo. E la cosa particolare è che questo cavo ha un diametro di 1,5 mm. Quindi tutte le miniaturizzazioni che noi facciamo, vediamo Sono tutte nella contenute. scienza, Madre Natura o il nostro creatore le ha fatte molto prima di tutti, molto più funzionali e raffinatissime. Quindi queste 90.000 fibre contenute nel nervo ottico, poi naturalmente si sfioccano, si ricongiungono, giungono alla corteccia occipitale e danno l'impulso. E a livello di corteccia occipitale c'è la elaborazione e, diciamo, la vista, che avviene attraverso un meccanismo elettrofisiologico finché riusciamo a farlo, a vederlo. Infatti, come c'è l'elettrocardiogramma, c'è anche l'elettroretinogramma, ci sono i potenziali visivi evocati, c'è tutto quello che ci può essere, però poi Cioè sono degli esami che registrano la capacità elettrica, diciamo, di queste mandano strutture. tutto, però poi abbiamo un baluardo che ancora non si è superato, la mente. Non sappiamo. Allora, Perché di fatto E la mente, dall'occipitale le anche informazioni vengono mandate in altre qualche. aree, no? Esatto. Sostanzialmente. Ma la mente, anche da autori anglosassoni, è chiamata anche l'anima, perché è quel quid impercettibile, impalpabile, che non esiste. Non è stato concretizzato. Diciamo in termini Sì, organici, sì, sì. anatomici, funzionali e così via. No, Un minimo di divagazione, speriamo non perdere tempo troppo. vabbè. Un inciso però me lo permetta. Prima ancora di ritornare, stiamo parlando di strutture, no? Quindi abbiamo parlato dall'occhio fino Al al cervello, sì. cervello. Ognuna di queste strutture può, tra virgolette, danneggiarsi e quindi a sua volta Sì, produrre un danno alla vista. certamente. Quindi anche la corteccia cerebrale, Certamente. quindi noi abbiamo delle forme di cecità Sì, che anche dipendono anche da danno di cause vascolari, vascolari, neoplastiche. traumatiche, tante, insomma. Benissimo. Le No, questo cause, per. sì. Solo di questo, solamente, forse se ci scappa il tempo lo parliamo dopo. Ma certo. Perché sarà interessante per me. Però. Allora, il danno quindi avviene a carico del nervo ottico, e il nervo ottico, diciamo appunto, come dicevo, è il trasduttore di impulso già ormai elettrico dall'occhio al cervello. È un'alterazione del tessuto nervoso, quindi una neurodegenerazione, come lo sono altre forme neurologiche che a livello cerebrale
Abbiamo ad esempio neurogenazione che portano all'Alzheimer, al Parkinson. A livello oculare abbiamo neurodegenerazioni che portano alla maculopatia. E sarebbe hanno, un'alterazione della retina, sì, no? Sì, sì, perché... e hanno il glaucoma. Nel caso del glaucoma, quindi, noi abbiamo un danno al nervo ottico che viene avvertito progressivamente dal paziente quando comincia a essere avanzato. Tanto che qua, e il primo esame che noi possiamo avere soggettivo per il paziente è l'esame del campo visivo. Il paziente nota una riduzione del suo campo visivo, anche negli esami che vengono fatti. Cioè nella sua panoramica, sì, di visualizzazione. Però quando comincia noi a mancare siamo qualcosa. Arrivati a percepire la riduzione del campo visivo, questa ha superato almeno il 30% del danno, almeno. Quindi purtroppo la malattia subdola si è già instaurata. E soprattutto il processo si è consolidato, no? Esatto. E se noi non riusciamo a bloccare questa evoluzione riducendo l'aumento del tono oculare, ci troveremo a una progressiva lesione e compressione, schiacciamento e atrofia delle fibre ottiche che portano alla cecità. In ogni caso, tutti i danni che vengono provocati dal glaucoma sono irreversibili. Quindi la cosa importante, se c'è una familiarità che può esserci e molto frequentemente si nota, è importante che chi ha familiari glaucomatosi faccia i controlli ancora più in tempi ravvicinati. Un inciso ancora, me lo permetta, dottor Lamertucci. Siccome stiamo parlando già di danno consolidato, no? È evidente che noi dobbiamo arrivare il prima possibile nella diagnosi. Sì, esatto. Prima che inizi il processo, agli inizi del processo, che poi porta alle complicazioni e ai danni. Sì, sì. Allora, vogliamo fare una parentesi, questa diagnosi precoce come può avvenire? No, perché questo è dirimente per dare un servizio, sì, ai nostri telescoltatori. Dal momento che noi non abbiamo sintomi, invece però la pressione dell'occhio più alta già esiste, questa la possiamo verificare solo con dei controlli medici. E i controlli in genere si dice che dai 40 anni, ma personalmente ho visto casi di 30 o di 25 anni. Personalmente io, tutti coloro che vengono a visita oculistica, dall'età di 30 anni in su, a tutti controllo il tono oculare. Proprio perché può capitare, e purtroppo capita, che in qualche caso lo troviamo irregolare e quindi si comincia accertamenti e terapie. La diagnosi deve essere precoce, quindi. Però la realtà è che nella maggior parte dei casi, e nel mondo occidentale stesso, qui accennavo prima, nella maggior parte dei casi la diagnosi si fa tardivamente e conseguentemente quindi con danno glaucomatoso ormai instaurato. Si può spiegare, perché questo credo sia importante, che noi oggi come classe medica dobbiamo un po' confrontarci con alcune categorie sanitarie, no? Che più o meno mettono le mani, no? Nella salute delle persone. Allora, ci può spiegare come si controlla la pressione? Innanzitutto, quando si va all'oculista, se non viene presa questa pressione, il paziente debba chiederlo deve al proprio oculista. Lo deve chiedere, infatti mi sono stato anticipato. Siccome tutti più o meno facciamo uso di lenti più o meno importanti dalla presbipia in poi, per presbiopia magari soltanto, ma in precedenza anche con difetti anche lievi, astigmatismi, ipermetropie, miopie, è opportuno che almeno dai 30 anni in su si chieda all'oculista di controllare il tono oculare, perché spesso nella frettolosità, occhiali e via. Il discorso dei non medici, e purtroppo... No, ma dobbiamo c'è un fatto questo. Chiaro. La pressione dell'occhio si misura con una strumentazione vera, funzionale, che richiede l'applicazione di un collirio, e quindi il collirio può essere, è una pratica medica, un collirio medico, quindi può essere fatto da un medico o da un paramedico sotto la presenza o l'autorizzazione del medico. Che controlla che deve, gli effetti di questo collirio, che è un farmaco. Infatti non lo può utilizzare chi non ha un medico lì. Questo è un discorso di responsabilità.
allora l'alternativa è stata risolta con la comparsa di strumenti senza contatto e senza necessità di altri farmaci, tipo il tonometro a soffio, detto comunemente, o pneumotonometro. Questo è già utile, perché effettivamente se Un'idea può io, darla, sì, diciamo, no? dà un'indicazione, almeno ci può dire se sono bianchi o neri. E quindi, se c'è un dubbio, poi andrà dall'oculista. Però affidarselo al pneumotonometro non può andare più di tanto, perché quello fa un soffio sull'occhio. Quindi la prima volta io vengo sorpreso e sto con l'occhio aperto. La seconda volta stringo l'occhio perché aspetto la soffiata e già altero quello che può essere la situazione. Quindi per una diagnosi, diciamo, di introduzione può avvenire, però la responsabilità deve essere di un medico e necessità per sicurezza personale di affidarsi a un oculista. Questo è Questo. stato importante perché noi parliamo di prevenzione, quindi questo è un Sì, a aspetto livello preventivo, fondamentale. visto che per gli occhiali abbiamo necessità di farceli un po' controllare, andiamoci una volta in più e facciamo controllare anche la pressione dell'occhio, Benissimo, allora soprattutto dai 40 anni in poi. stavamo parlando del danno, lei stava parlando Sì, del danno neurologico, allora no? adesso sì, neurologico e funzionale, neurofunzionale. Arrivati alla diagnosi o al dubbio, bisogna cominciare con gli esami e questi diventano esami medici. Oltre all'esame clinico, controllo del visus, esame clinico del fondo dell'occhio, perché quando c'è un danno di compressione, noi al fondo dell'occhio, in certo punto lo vediamo anche noi, perché questa compressione interna schiaccia le fibre del nervo ottico e noi abbiamo di fronte il nervo ottico come suo inizio, la testa del nervo ottico, detto anche papilla ottica. Nel caso che c'è una compressione, abbinata magari anche un tono oculare incerto, significa già che qualcosa ha schiacciato queste fibre. Certo, poi se il processo prosegue, la fibra diventa pallida, atrofica, molto schiacciata, detta comunemente escavata proprio, però a quel punto non ci dovrebbe arrivare. Che Si lì spera. siamo a un livello Sì, molto siamo a livello avanzato, patologico, sì, altro che il 30%, insomma. E considerando che poi è tutto irreversibile questo. Quindi, quando io ho un dubbio, prima cosa procedo a uno studio approfondito tecnico dell'occhio. E allora, prima cosa che dobbiamo fare è, dato per accertato il tono oculare, questi dubbi, esami che adesso sono utili, sono prima di tutto, riguardo al nervo ottico, una ecografia computerizzata a strati, tipo una TAC, che ci dice a strati quante sono le fibre del nervo ottico. Perché se io ho avuto una compressione prolungata, ci sarà una riduzione delle fibre del nervo ottico. Quindi già ho una valutazione anatomica, non soggettiva. cioè, di fatto quasi matematica, Il no? danno, Cioè, si fa sì, un ce lo fa conteggio un e quindi computer, ci una dice, percentuale, sì. quindi. E questo si chiama esame OCT, è una sigla di tomografia a coerenza ottica. Si fa in 2-3 minuti. Deve farla naturalmente un medico, un ambiente medico. Quindi non può essere un discorso paramedico. Poi l'altra cosa tecnica è quello di valutare lo spessore della cornea. La cornea è la parte anteriore del guscio dell'occhio trasparente, tipo vetrino d'orologio, che fa passare i raggi luminosi. Però è già il suo guscio, che poi si estende anche posteriormente in quella parte invece che è bianca, che è la sclera. Questo guscio può avere diverso spessore. Se è molto spesso è più dura, più resistente, quindi nel misurare anche il tono oculare trovo più dura, ma se io mi trovo, la media è che ci troviamo sui, lo spessore della cornea media sui 550 micron circa, però si può arrivare anche a 600-620 micron, allora quello avrà un tono più elevato perché è più duro. Quindi se io trovo un tono di, faccio un esempio, 18 mm di mercurio, la pressione dell'occhio, che è la media massima a cui io mi affido, quando siamo a Oltre, 18 insomma. comincio già a fare accertamenti, tanto più se c'è familiarità. Quindi se io ho 18 mm di mercurio con uno spessore di 630 micron, quel tono anziché 18 vale 16 o 15. Quindi posso Cioè, essere sicuro. c'è una Sì. sorta di elaborazione del dato, insomma, Se no? invece ho uno spessore di 500 micron, che quindi siamo al di sotto della media, quel 18 equivale a 20-22.
E allora, quindi l'importante è la bachimetria, che non è tanto conosciuta, ma che si lavora, se nel fare l'OCT impiego 3 minuti, lì ci metto 1 minuto. Si fa proprio, ormai tutta roba computerizzata. E poi invece l'altra cosa importantissima da fare è l'esame del campo visivo. Quello è l'esame soggettivo. Il paziente, davanti a uno strumento ormai computerizzato, percepisce o no gli impulsi luminosi. Il computer lo elabora, ci fa una mappa e quello è l'esame del campo visivo che va fatto lo stesso periodicamente. Quindi abbiamo esami tecnologici, diciamo, poi esame clinico appunto del paziente. Quindi per, diciamo, diciamo, per catalogare questa partenza, fase, punto zero. La diagnosi avviene come per ogni campo medico attraverso esami strumentali ed esami clinici, sì, che lo punto fa zero. Il medico. Questi esami non vanno presi in maniera medica, come lei ha già insegnato, ma vanno elaborati, perché di fronte a un paziente che ha uno spessore corneale maggiore va valutato in una certa maniera, ma in un paziente che ha uno spessore corneale minore va valutato in un'altra maniera. Fatta la messa a punto, si comincia la terapia se necessario, se si ritiene necessario. La cosa ci arriveremo poi in seguito sulla terapia. I controlli periodici. Questa è la cosa fondamentale, non ci si può abbandonare a dire vabbè, tanto fa la terapia. I controlli periodici sono molto importanti. E quindi devono essere ravvicinati in base all'andamento della pressione oculare e di questi parametri che noi ogni tanto ricontrolleremo dell'esame OCT, dell'esame del campo visivo. La bachimetria no, perché quello è un fatto costituzionale, o l'abbiamo o non l'abbiamo spesso. Dato per certo com'è, quello rimane. Poi invece, ecco, l'altra due differenze è che se c'è una familiarità, anche i controlli periodici, è bene farli un po' più ravvicinati. Un po' più fitti, insomma, perché sì. È chiaro. Poi c'è sempre il solito discorso. C'è il paziente attento, premuroso per se stesso, c'è quello che si trascura. Essendo una malattia da non trascurare e... è una questione proprio di responsabilità, è chiaro che ci dovrebbe pensare il medico, va bene, ci deve pensare il paziente perché è interessato principale, i familiari e quindi a coinvolgerli e le istituzioni. Pagia per istituzioni. Vabbè, per questo siamo già... Però la realtà è questa. Sì. Stabilire dei centri per il glaucoma sarebbe come si fanno per altre malattie, perché... perdere la vista significa un danno anche sociale. Perdere la vista significa un grande danno biologico, un grande danno sociale e un grande danno economico, familiare e statuale. Sì. E quindi... purtroppo è questo. Non è. Però almeno però, non potendo arrivare a tutto, parlare del problema col paziente. Che il paziente ne sia consapevole insieme ai familiari, questo è molto importante, oltre che l'oculista che ne parla, e niente male sarebbe anche parlare col medico curante. Io ritengo sempre ci vorrebbe anche quell'attenzione di tenere sempre di sensibilizzare vive. Sì, sì. Per agevolare questo percorso di diagnosi precoce e di sensibilizzazione autocosciente del problema, possiamo dare qualche indicazione su come si instaura questo stato di malattia, cioè magari nelle fasi primordiali della malattia non diagnosticata, che quando subentrano già un po' i sintomi, che sono segnali già pericolosi. I sintomi sono difficili da individuare perché vengono interpretati male, io spesso confusi con altre situazioni. Sì, e con altre patologie, però quando c'è il dubbio, appunto, si fanno i controlli e non c'è altra via d'uscita, perché se noi speriamo che se uno c'è una familiarità, appunto, ma essendo diciamo così, che passa in maniera subdola, l'unica cosa è il controllo periodico di iniziativa proprio. E quindi quando si fa un paio d'occhiali sarebbe bene anche controllare il tono oculare. E così faremo un bellissimo screening. Però fatto col premotonometro deve essere solo l'ingresso, poi ci vuole il controllo medico. Una volta che questo fenomeno sia verificato, o questo danno sia verificato, sì, vedremo la papilla ottica schiacciata, tutte queste nostre constatazioni le facciamo, però arrivati alla diagnosi
si pone il controllo sistematico e periodico imposto ed autoimposto da parte del paziente e così si va avanti. Perché la terapia esiste, la gran parte dei casi si risolvono con la terapia e quindi però bisogna esserne consapevoli. Quindi A la proposito prevenzione è la cosa fondamentale. di terapia, perché noi abbiamo un ventaglio di terapie, no? Se ce ne Sì, vuole va delucidare, cominciamo da bene. quelle più, diciamo, Dunque, la terapia, più abbiamo frequenti. terapia medica, perché la terapia Esatto. chirurgica. Allora, parliamo subito della terapia chirurgica, No, così no, no, la no, no, vuole facciamo fare l'opposto, dopo. perché ne parliamo, però la cosa fondamentale è la terapia medica che Appunto, interessa la maggior parte dei facevamo una casi. Che premessa veloce, ma cosa mettiamo? I colliri. I colliri hanno la funzione di ridurre il tono oculare con due meccanismi. Come abbiamo detto, l'aumento del tono oculare, pressione o tono oculare, si dice comunemente tono oculare, infatti lo strumento si chiama tonometro, che lo controlla. C'è questo aumento di pressione, quindi noi riduciamo la pressione oculare e questo si riduce o riducendo la produzione di muri acquee, e ci sono farmaci che riducono la ce li produzione oculare, e sono colli. può elencare a parte i colliri da In voi. genere sono i beta bloccanti, Ecco, sono no, perché noi diciamo questo, perché beta bloccante, molti, adesso non dobbiamo in fare. alcuni casi hanno controindicazioni, certo, dopo No, abbiamo no, a parte le controindicazioni. controindicazioni, noi dobbiamo capire che i beta, questo c'è pensa l'oculista, è Oppure chiaro, però il beta bloccante derivati. è già un farmaco utilizzato, no, in cardiologia, Sì, no, quindi sono farmaci comuni. abbiamo, sì, poi Poi. abbiamo i derivati delle prostaglandine, lo stesso con alterata produzione, Perché soprattutto. determina una vasodilatazione che favorisce un po' E il poi deflusso. abbiamo i farmaci che aumentano il deflusso dell'umore acqueo. Questo avviene o stirando la via di scarico, con un meccanismo che riguarda l'iride, la radice dell'iride, oppure anche lo stesso, derivati sempre farmacologici un po' più vari. E la terapia deve essere fatta costantemente. Non si può, in base alla prescrizione, va rispettata. Credendo alla terapia, questo è il discorso, credendo alla terapia e sperando che sia sufficiente. Cioè, per far capire un attimo ai pazienti, questa terapia non è come l'antibiotico che viene somministrato Un e toglie periodo e il poi parte, batterio. non guarisce mai. Esatto. Questa terapia rimette in equilibrio l'occhio. E quindi una volta raggiunto l'equilibrio, bisogna essere fedeli alla terapia, se no questo Esatto. Se equilibrio sospendo la si terapia, non si altera. può dire adesso è tornato a posto, Io sei sto bene, sto a guarito. posto. È uno degli errori che a volte fanno, sai, tanto andava bene perché faceva terapia, ma se sospendi la terapia il problema si ripropone. Quindi questo è estremamente importante di sapere che la terapia non va mai sospesa e Anzi, va soprattutto sempre monitorata va col monitorata medico. e semmai sospesa o modificata mai di propria iniziativa. Perché non è Sì, monofarmacologica, no? In genere è un ventaglio di esatto. farmaci che E non vengono si utilizzati. può con la pacca sulle spalle, quando va 3 volte fa 2 e non è così, non può essere. Se 3 è 3, se poi ci si viene a constatare che si è raggiunto un certo equilibrio, effettivamente anche riducendo la terapia si riesce a tenerla, va tutto bene, e capita. Però bisogna fare anche i controlli per essere certi che non siano sorprese. Quindi la terapia deve essere costante. Quando poi, e naturalmente ripetuti sempre i controlli, visus, campo visivo, esame OCT, da ripetere periodicamente. Quindi ecografie per le fibre del nervo ottico, visus perché anche la soggettività è importante, e poi campo visivo. Succede anche che ci sono soggetti che non tollerano la terapia e lì si pone il problema. Perché Cioè la non quando. tolleranza della terapia Sì, risale agli effetti, sì. diciamo, secondari dei Però può farmaci. succedere. Quindi, domanda della chirurgia, perché se c'è una intolleranza al farmaco non si riesce a superarla. Se c'è una inefficacia della terapia, perché nonostante la terapia può capitare che non siamo in grado di Riequilibrare questa situazione. riequilibrarla, o anche inattendibilità del paziente. Può succedere, o perché vive solo, o perché appunto Non non c'entra. autocoscienza Quindi, della situazione. quando quindi, e quindi in questo caso. Se il glaucoma progredisce nonostante la terapia e i controlli, la soluzione è quella di intervenire chirurgicamente. La chirurgia attuale
è abbastanza semplificata, miniaturizzata anche questa. In passato era Viene solo. aumentata l'escrezione dell'umore acqueo Sì, con questo intervento, no? mentre in passato la soluzione era prettamente chirurgica, adesso è chirurgica, però con l'installazione dei presidi di scarico dei tubicini che sono microscopici. Si sta arrivando a dimensioni di micron, 60 micron, 70, Quindi più 70, tollerati dai e quindi più pazienti. facilmente applicabili. Naturalmente, qual è lo scopo della terapia chirurgica? Uno solo. Ridurre la pressione oculare favorendo la via di scarico. In passato era prettamente chirurgica, tanto che era chiamata terapia fistolizzante, cioè si creava Un una percorso, no? fistola di deflusso accessorio, alternativo allo scarico. Ora è lo stesso accessorio per favorire il deflusso, però molto più semplice, che però è sempre un intervento chirurgico. Quindi Quindi da evitare, anche. se non estrema E ratio, quindi lì insomma. la chirurgia arriva quando non arriva la terapia medica. Questo è un po' il Senta, risultato. dottor Lambertucci, una cosa, siccome noi qui ci siamo occupati molto, molto dello stile di vita, in questo caso c'entra qualcosa lo stile di vita con il glaucoma, oppure un fatto congenito di fatto, no, Dunque, come... in parte è una predisposizione. Infatti il discorso della familiarità sono C'è origine, famiglie insomma, che... che sono predisposizioni anche per struttura anatomica dell'occhio, che è più predisposto in base alla sua costruzione a un blocco delle vie di scarico, delle vie di deflusso, e quindi c'è un po' una predisposizione anche familiare. Poi naturalmente sì, lo stile di vita, tipo in alcuni soggetti ci sono anche terapie che possono influire, terapie croniche anche a dosaggio elevato di cortisone possono portare al glaucoma, i cosiddetti glaucomi da cortisone. Posso, allora, quando il dottor Lambertucci ci parla di terapia cronica, significa che il cortisone deve essere assunto per alcune Anche, settimane o almeno, anche non alcuni se giorni. alcune settimane passi, però c'è anche terapie che vanno, sono terapie che vanno 5-6 mesi, fatte, ma insomma, anche tutta la quindi, vita, se sono esatto. malattie croniche. E quindi lì è da vedere il dosaggio del cortisone, poi la sensibilità. Perché cioè, se noi vediamo sui farmaci il bugiardino, appena ci sono farmaci, glaucoma, glaucoma, pressione dell'occhio, dipende dall'individuo. E noi abbiamo i soggetti steroid responder, sedetti, Cioè, che mettono, traduco, rispondono al dei soggetti cortisone, che sì, hanno una molta sensibilità, responsività mettono particolare una alla goccia di cortisone. cortisone e hanno un rialzo tutto pressorio, a volte addirittura solo con delle compresse. È chiaro che quelli sono condannati a un danno che si risolve Chirurgicamente. solo chirurgicamente a lungo andare. Un altro assunto, attenzione per i pazienti, quindi quello che dice lei, dottor Lambertucci, va bene evidenziato perché i pazienti, per quanto riguarda l'oculistica, hanno la facilità all'automedicazione e molto spesso no, vanno a finire nei cortisonici, quindi bisogna stare sempre molto Il attenti. cortisone purtroppo viene distribuito anche senza ricetta e questo non dovrebbe succedere, ma succede. Anche nei Attenzione colliri, per il all'automedicazione. bruciore all'occhio, il bruciore all'occhio mi ha fatto tanto bene, certamente, al cortisone, però a lungo andare non può essere una tantum, sì, una terapia Cioè, infiammatoria, sei in vacanza, devi tornare a casa, si ok, ma mette vieni a anche il casa e ti fai cortisone, controllare, o insomma. perlomeno, insomma, il fai da te è sempre pericoloso. Poi, sempre per i farmaci, ci sono anche malattie predisponenti, lo stesso, ma soprattutto anche nell'assunzione di alimentare. Il caffè fa aumentare il tono oculare, sempre nei predisposti, però c'è chi è predisposto, che quindi la tazzina del caffè, quando io ero agli inizi, 1972, Vabbè, non era necessario. lo diciamo, lo diciamo. E si faceva anche la prova del caffè, perché si dava una tazzina di caffè, si faceva un monitoraggio per la mattinata e in qualche caso vedevamo dei picchi anche importanti. Addirittura la prova del buio, perché se la pupilla si dilata al buio, va a intasare con la radice del ridere la via di scarico e il tono può salire. Sempre soggetti predisposti. Quindi già stiamo parlando nello stile di vita, per esempio, lei ha citato il caffè.
Sì, e quindi il caffè, per in esempio. alcuni casi io raccomando il caffè per non dimenticarlo. Quindi sono cose. Poi il carattere, gli ansiosi, purtroppo però l'ansia se c'è, c'è il serto comune, così la stessa informazione. Non tutti gli ansiosi sono glaucomatosi, ma quasi tutti i glaucomatosi sono ansiosi. L'ansia è lo stato di, purtroppo, quella però è difficile da curare, anche perché gli ansiolitici sono Appunto, stavo controindicati, dicendo, i psicofarmaci molto spesso vanno a provocano, cozzare sì, sono proprio con questo. controindicati in caso di glaucoma, questo si dovrebbe saperlo e non darne troppi alla leggera anche lì. Quindi anche gli antidepressivi, tipo i... Ecco, Antidepressivi, sì. questo è abbiamo fatto bene a fare questa domanda sullo stile di vita, Giusto, perché giusto, c'è giusto, un perché... intreccio tra Sì. farmacologia, Dopo, naturalmente, c'è farmacoterapia. sempre il fatto della risposta individuale, che Certamente. non tutti hanno la stessa risposta, quindi c'è chi... Però noi che non facciamo gli oculisti dovremmo sempre chiedere, ma come già hai il glaucoma? Cioè come già hai la Sì, pressione dell'occhio? ma poi la E pressione va controllata. Poi la domanda è, prende caffè? Bisognerà che ne fa meno, lo riduce. Un grande sacrificio, perché chiama il caffè, però bisogna se ha pensarci. un'ipertensione oculare, ovviamente. Oppure tu dici che comunque il caffè va abbandonato a prescindere. E beh, come ripeto, noi facciamo quando facciamo la prova del caffè nei soggetti predisposti, io ho visto dei picchi importanti, Importanti, insomma. anche casi curiosi mi sono capitati adesso. Va bene. Ci abbiamo pochi minuti, dottor Labertucci, per parlare della conseguenza neurodegenerativa, che un po' l'abbiamo anche affrontata. Se Sì. vogliamo, in pochissimi minuti. Allora, sì, la conseguenza neurodegenerativa è lo stesso un danno irreversibile e quindi non ci si deve arrivare o limitarla cercando di ridurre al massimo il tono oculare. Poi ci troviamo invece in casi che, anche raggiunto l'equilibrio terapeutico del tono oculare, c'è un ulteriore peggioramento. Questo rientra un po' in queste forme di tipo neurodegenerativo. Che intanto c'è da dire che come il cervello negli anni sente il peso dell'età e degenera, per cui a livello di una degenerazione neurovegetativa cerebrale abbiamo problemi cognitivi. Mnemonici di memoria e Sì, così via. esatto. A livello oculare c'è questa degenerazione che porta a lesioni appunto di tipo maculare, di tipo anche nervo-ottico. E quindi ci troviamo anche in pazienti che magari sono stati operati, lì magari se abbiamo superato un certo limite il danno diventa irreversibile e anche di tipo retrogrado, cioè quando noi abbiamo un danno al nervo ottico, anche le fibre afferenti al nervo ottico provenienti dalla retina risentono del danno glaucomatoso, quindi quello è difficilmente gestibile. Ci sono farmaci, però non che salvino tutto, quindi è importante non arrivarci. Poi invece c'è questa porzione di pazienti che, pur avendo un tono oculare già di per sé sempre normale, hanno però una sintomatologia di glaucoma lo stesso, degenerazione campo visivo, nervo ottico pallido, sono i cosiddetti glaucomi senza ipertensione. Ci sono anche quelli. Vanno trattati E ugualmente. intanto abbassare il più possibile la pressione. E comunque io ho visto qualcuno che con l'intervento è migliorato o ha rallentato il peggioramento. Una cosa spiegabile sì e no, però ecco, Sì, perché le strutture in teoria non sono interessate, no, a sì. questa Quindi poi c'è parafisiologia. sempre il discorso dei flussi giornalieri, ognuno di noi ha le sue... La dieta come interferisce Beh, la oppure... dieta, giusto appunto evitare il caffè, altre cose che possono influire, certo, se io... Sono un bevitore, un Esatto. alcolista, è chiaro, io avrò un disturbo circolatorio scarso e quindi lo scarso afflusso che mi dà la compressione sui capillari sanguigni intorno al nervo ottico può essere ridotta anche questo afflusso sanguigno da altri vizi di vita e disturbo della circolazione. E allora cominciamo dopo, se parliamo anche di fumo ci mangiano vivi. No, no, Però no, l'abbiamo già fatto e lo facciamo. bisogna pensarci. Esattamente. Perché la circolazione è generica. E il discorso della neurodegenerazione è riconosciuta, se ne parla, ma purtroppo la terapia, lo studio delle malattie neurodegenerative, non fatto da noi, ma fatto negli Stati Uniti,
La Pfizer, non so se un anno o due fa, ma forse 2 anni fa, aveva fatto un programma decennale di studio sulle neurodegenerazioni, lo ha interrotto, finito il programma, senza risultati. Beh, E quindi, sono studi random che sono ecco, sì, ecco, però complessi. gli studi ci sono e ci sono, che cosa abbiamo? Ci sono dei vari farmaci neuroprotettori, si parla di neuroprotezione. Vanno dati, meglio poco che niente, però non c'è da aspettarsi molto. Il problema è che poi anche lì, non essendo forniti al Servizio Sanitario Nazionale, essendo costosi, si finisce col diluire un po' sì, un po' no, un po' no, un po' Poi sì, alla più fine no, non più hai sì. dati dirimenti per capire se Sì. funzionano o meno. Bene, noi ringraziamo il dottor Lambertucci di questa prolusione sul glaucoma, salutiamo i nostri telespettatori che ci seguono da casa, auguriamo buona serata ed arrivederci alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione, Grazie a voi. arrivederci.